In questo video vediamo un itinerario a piedi della Parigi imperdibile in un solo giorno. Questo percorso è consigliabile a chi ha poco tempo ma vuole farsi un'idea della città. È opportuno svegliarsi presto, viaggiare leggeri e essere abituati a camminare. Il tragitto prevede qualche spostamento con i mezzi pubblici. L'itinerario non include ingressi, per questo può essere anche suddiviso in 2 giorni con l'aggiunta di visite a siti, come per esempio il Louvre, da mettere in programma se sei in vacanza per la prima volta a Parigi. Questo video è il primo di una serie di 3 video su Parigi. Iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato. L'itinerario del giorno 1 che ti propongo parte dalla Basilica del Sacro Cuore, posta sulla sommità della collina di Montmartre. Molti visitatori decidono di prendere la funicolare per raggiungere la sommità ed evitare 237 gradini, ma è un vero peccato. Se fatta la salita lentamente, godendo di tutti gli scorci panoramici, è un'esperienza emozionante. Ho scelto di visitarla al mattino presto, quando non è affollata da turisti. Puoi anche invertire l'itinerario e tenerla come ultima tappa per godere del tramonto e degli spettacoli degli artisti di strada. All'interno la basilica è veramente suggestiva. Il quartiere di Montmartre è il mio preferito. Si tratta di un dedalo di strade acciottolate dove si affacciano ristorantini colorati e negozietti di souvenir. Lì puoi visitare la chiesa di Saint-Pierre de Montmartre, è una delle più antiche di Parigi, consacrata da Papa Eugenio III nel 1147. La piazza principale dell'antico borgo è Place du Tertre. Ancora oggi artisti locali dipingono, disegnano e vendono le loro opere sulla piazza, dove tra musicisti di strada e turisti si crea un'atmosfera unica e festosa. Quasi quasi mi verrebbe voglia anche a me di prendere in mano il pennello e dipingere. Tracce che ricordano la presenza di famosi artisti del passato si trovano ovunque. Da lì scendo verso l'inconfondibile Casa Rosa, diventata famosa grazie alla tela di Maurice Utrillo, La Maison Rose. Lì vicino si può vedere l'unico vigneto nel centro di Parigi, il Clos Montmartre, che risale al 1933. Questo è La Peine à Gilles, uno storico cabaret frequentato dagli artisti bohémiens. Da qui proseguo verso Piazza Dalida, dove trovo il busto di questa bellissima cantante, regina della canzone francese, nata nel Cairo nel 1933 da una famiglia italiana immigrata in Egitto. Risalgo un po' la collina per vedere un antico mulino, oggi ristorante, e nell'Ottocento una sala da ballo all'aperto, immortalata da Renoir nel quadro del 1876. Bal au Moulin de la Galette. Attraversando la Place Marcel Aimé, vedo un uomo che sbuca dal muro. È la Traversa Muri, il protagonista dell'omonimo racconto di Marcel Aimé, uno scrittore che visse nell'edificio adiacente dal 1902 al 1967. Percorro Rue Le Pic e mi imbatto nel Café des Deux Moulins, dove lavorava l'Amélie del celebre film Il favoloso mondo di Amélie del 2001. Ed ecco il Moulin Rouge, famoso per il cancan francese in tutto il mondo e immortalato più volte dalle tele di Toulouse-Lautrec. A questo punto sono già 2 ore e mezza che cammino. Decido di pranzare al 21 Martorelle, una crêperie. È un piccolo locale dove mangio una galette, la tipica crêpe salata. In bagno trovi appesi tutti i riconoscimenti ricevuti dalla stampa francese. E dopo essermi riposata, prendo la metro e raggiungo l'Arco di Trionfo. Nel 1806 Napoleone ordina la costruzione dell'Arco di Trionfo in onore della Grande Armata. Questo monumento si ispira allo stile neoclassico dell'architettura romana antica.
La base dell'arco custodisce dal 1921 la tomba del Milite Ignoto, che commemora i soldati francesi caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Attenzione, non cercate di attraversare a piedi la rotatoria trafficata dell'Étoile. La scala sul lato nord-orientale degli Champs-Élysées conducono a sottopassaggi pedonali che portano all'arco. Dopodiché prendo la metro e raggiungo il Palais de Chaillot, chiamato anche Trocadero. Dal Palais de Chaillot scendo verso lo spazio verde sottostante, che sono i giardini del Trocadero. I giardini del Trocadero sono famosi per la meravigliosa Fontana di Varsavia, una serie di vasche piccole a cascata collegate da una grande vasca costeggiata ai lati da filari di alberi ed ornata con sculture in pietra e in bronzo. Attraverso i giardini per raggiungere la Tour Eiffel. La Tour Eiffel fu costruita per l'Esposizione Universale del 1889, finanziata dall'ingegnere Gustave Eiffel, che era un imprenditore che già da tempo lavorava nel campo delle costruzioni in metallo. Da lì attraverso i giardini di Champ de Mars, Campo di Marte, e raggiungo Les Invalides con una camminata di 20 minuti. Ecco che vedo il Dôme des Invalides, la cattedrale di San Luigi degli Invalidi, che ospita la tomba di Napoleone I. L'Hôtel National des Invalides, conosciuto come Les Invalides, è un vasto complesso architettonico, uno dei più imponenti di Parigi. Fu costruito per volere di Luigi XIV per accogliere ed assistere gli invalidi di guerra. All'interno dell'Hôtel National des Invalides puoi visitare il Museo de l'Armée, il Museo dell'Esercito. Proseguo il mio itinerario verso il Ponte Alessandro III. Il Ponte Alessandro III in stile Art Nouveau è stato inaugurato nel 1900 in occasione dell'Esposizione Universale. È decorato con sculture allegoriche e cavalli dorati, è tra i più ricchi di decorazioni di tutta Parigi e forse tra i ponti più belli della Senna. Superato il ponte sulla Senna puoi vedere il Grand Palais e il Petit Palais, costruiti entrambi per l'Esposizione Mondiale del 1900. A questo punto della giornata ho camminato veramente tanto, ma non demordo, voglio arrivare alla Place de la Concorde. A Piazza della Concordia si trova il monumento più antico di Parigi, l'Obelisco, che risale a circa 3200 anni fa e proviene dalle rovine del Tempio Egizio di Luxor in Egitto. Attraverso i Jardins des Tuileries, un parco pubblico molto piacevole, disseminato di fontane, laghetti e sculture. È un sito UNESCO come parte dei monumenti lungo la Senna. Eccomi all'Arco di Trionfo del Carrousel, voluto da Napoleone per celebrare le sue numerose vittorie. Ed eccola l'iconica piramide del Louvre. Il Museo del Louvre è il più grande e ricco museo al mondo, con oltre 35.000 opere, un vero e proprio tempio dell'arte. Come ho indicato a inizio video, è un sito imperdibile per chi visita Parigi la prima volta, ma non solo, anche per chi ci torna. Ci vorrebbero numerosi giorni per visitare bene questo luogo. Il compromesso è almeno mezza giornata. Ci sono capolavori da tutto il mondo, l'opera più conosciuta è naturalmente la Gioconda. Ci sono anche dei giorni in cui il museo è aperto fino a tardi la sera. Attraverso il Pont du Carrousel e mi dirigo con una breve passeggiata al Ponte degli Artisti. È qui che termina il percorso di questa giornata. Mi godo un favoloso tramonto, le luci che si riflettono sulla Senna e gli artisti che suonano e fanno le loro esibizioni. When you get what you want, but not what you need.